Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e come avrete letto nel titolo questo è un video tutorial sul creatore, ragazzi, qualche trucchetto che magari alcuni non conoscono riguardo la modalità creatore di Rockstar, qualche trucchetto che vi tornerà molto utile quando andrete a creare LTS o qualunque genere di attività per fare tutto quello che avete visto alle mie spalle. Allora niente, io qui ho fatto subito il respawn proprio alla cazzo di cane. Andiamo a vedere, come avete visto io ho delle auto posizionate, delle armi posizionate, ci sono anche dei punti di rientro che non si vedono ma ci sono. Allora, per fare questo normalmente non ci lascia appoggiare un'auto sui container, come avete visto io ho levato l'auto e l'ho riappoggiata e non me la lascia mettere sul container. Quindi per fare questo cosa bisognerà fare? Allora, per mettere l'auto su dei container, come state vedendo, dovete prima posizionarla a terra e dopodiché andrete a posizionarla dove volete posizionarla, insomma in alto, sul container, dove cazzo vi pare a voi. Questo sistema, diciamo, questo trucchetto tra parentesi, perché è un trucchetto, vale anche per le armi. Come state vedendo, se io tento di riposizionare l'arma, la stessa arma che era già posizionata me la fa posizionare, però se prendo un'arma nuova non me la fa posizionare, come state guardando. Allora cosa bisognerà fare? Stesso metodo, ragazzi, andate a terra, posizionate l'arma che volete posizionare, come state vedendo, e andate a mettere l'arma che avete messo in terra, la riprendete e la mettete direttamente sul container o dove cazzo volete voi. Niente di più facile, raga. Questi sono piccoli trucchetti che magari alcuni non sapranno, visto che ultimamente alcune persone mi hanno chiesto: ma come fai a mettere le cose poggiate sopra alle piattaforme e cazzate varie? E questo è il sistema. Questo sistema vale anche per posizionare i NOS nelle gare, per posizionare i missili nelle gare. Quando voi fate una rampa avete dei NOS o dei missili, basta usare questo sistema e potrete posizionare NOS e missili dovunque voi vogliate, insomma, senza nessun genere di problema. Come state vedendo, posizionate a terra e poi andate a riposizionare sul punto che voi volete. Stessa cosa, ragazzi, per i punti di rientro. Allora, normalmente per fare un punto di rientro non ce lo fa fare non questo punto di rientro, questo è un punto di attivazione. Allora, i punti di rientro in pratica sono i punti di partenza squadra, ragazzi, i punti da dove noi partiamo quando siamo in un'attività. Allora, per posizionare un punto di rientro dove noi vogliamo, dobbiamo fare la stessa cosa. Io adesso sto facendo varie cose perché altrimenti non mi lascia posizionare nessun punto di rientro, diciamo che l'avevo fatta al volo, quindi adesso andrò a rifinire così al volo per quanto riguarda i punti di rientro. Mettiamo questa cupola così ci lascerà posizionare il punto di rientro. Allora, come state vedendo, non me lo lascia posizionare, mi dice che comunque non posso posizionarlo qui sopra. Allora cosa andiamo a fare? Andiamo a appoggiare il punto di rientro a terra e lo lasciamo qui sopra, come avete potuto vedere. Non si vede perché non si vede, magari a terra si vedrebbe, qui sopra non si vede, ragazzi, però potete vedere nel radar in basso a sinistra che io sto posizionando i punti di rientro esattamente sopra la piattaforma, senza nessun genere di problema, usando sempre il solito sistema di mettere a terra il punto di rientro, riprenderlo e metterlo sulla piattaforma. Quest'altro trucchetto, diciamo, vi consente di posizionare i vostri oggetti in maniera corretta. Allora, state vedendo che in questa maniera diciamo abbiamo più o meno difficoltà, insomma, nella precisione. Perché? Perché ci lascia l'oggetto che noi dobbiamo posizionare staccato da terra.
Allora, cosa dobbiamo fare? Se noi vogliamo mettere questo oggetto a terra, dobbiamo mettere innanzitutto la modalità per incolonnare gli oggetti, insomma, no, per accatastare gli oggetti, e poi andiamo a selezionare un tipo di rotazione, anche se non lo selezioniamo, insomma, andiamo solo a muovere destra e sinistra con il tipo di rotazione. E avete visto in pratica che ci metterà direttamente l'oggetto a terra nel punto esatto in cui andrebbe a cadere normalmente. Quindi questo qui è anche un'altra accortezza per essere un po' più precisi. Diciamo che per accatastare dovete diciamo essere un po' più precisi. Io adesso l'ho messo alla cazzo di cane, però quando comunque andrete a appoggiare a terra vedete che è direttamente raso terra. Infatti io ho seguito la linea che era a terra e l'ho seguita diciamo in maniera esatta, no? Adesso sto facendo vedere la differenza, come state vedendo, facendo normalmente senza avere l'opzione attiva di accatastare l'oggetto e senza avere mosso il modo di rotazione, vi rimarrà questo spazio, no? È come se facessi un saltino per andare a terra. Passiamo a un altro trucchetto, ragazzi. Allora, un altro trucchetto è questo qui. Allora, andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, questo è un modo per creare i template, ragazzi. Qualcuno template o template, non il mio inglese, insomma, fa un po' schifo. Allora, per creare un template innanzitutto bisognerà andare su un terreno piatto. Un consiglio che vi posso dare: un terreno piatto. Adesso vi faccio anche vedere il perché. Guardate, tra questi due container, ragazzi, c'è un lieve, diciamo, scalino. Allora, se voi andate a creare la vostra piattaforma su un livello piano, avrete una piattaforma piana. Se voi andate a creare la vostra piattaforma o il vostro template in un livello che comunque ha dei dislivelli, avrete la piattaforma con dei dislivelli. Allora, per salvare questo template, che cosa bisognerà fare? Andare a template e poi selezionare tutti quanti i vari oggetti e fare salva template. In questa maniera vi ritroverete questo oggetto salvato che state vedendo, che potrete girarlo come cazzo vi pare, della lunghezza che vi pare, e lo potete diciamo mettere più volte durante la creazione della vostra attività, insomma, no? Come state vedendo, io prendo lo posiziono dove voglio, in alto, in basso, e tutte le volte che voglio, perché è un template già creato e quindi non mi servirà ricrearlo di nuovo oppure mettere più oggetti in fila. Adesso vi faccio vedere, ragazzi, quello che vi stavo dicendo. Deve essere perfettamente in piano perché, come avete visto, ci sono dei gradini. Quindi se il terreno è perfettamente in piano, voi creerete in pratica un template o un template, come cazzo vi farà voi, in piano. Allora, adesso andiamo a vedere diciamo il modo in cui dobbiamo creare questo template. Allora, in caso di una rampa, se noi per esempio abbiamo selezionato i punti, come state vedendo, io in pratica adesso l'ho selezionati dalla parte opposta di proposito e non vedo la base del template, quindi non riuscirò a centrare perfettamente sul terreno o a sapere quando arriverà paro sul terreno questa sorta di rampa. Allora, cosa dobbiamo fare? Per fare sì che noi vediamo dal terreno verso l'alto e non dall'alto verso il terreno, dobbiamo andare a selezionare il primo accessorio che abbiamo verso il basso fino a salire verso l'alto. In pratica andremo a selezionare tutti questi accessori, andremo a salvare il template e una volta salvato avremo la nostra rampa, ma non che partirà dall'alto, che in quella maniera non riusciremo a vedere cosa cazzo stiamo facendo, ma una rampa che partirà dal basso in maniera tale che noi possiamo, come dire,
avere la perfetta visione di dove stiamo posizionando questa rampa. Niente di più semplice. Come state vedendo, io adesso andrò a zoomare, vi farò vedere come è creato. State vedendo che io in pratica adesso posso, diciamo, capire, poi andrò magari a dare l'inclinazione, la giusta inclinazione che io vorrò dare, però comunque posso capire abbastanza bene da dove parte la rampa. Invece nell'altra maniera noi avremo una visuale dall'alto, magari se abbiamo creato un template con più pezzi non riusciremo a vedere il fondo e quindi non riusciremo, avremo un po' più di difficoltà ad diciamo appoggiare la rampa, appoggiare la nostra rampa. Passiamo al prossimo trucchetto, ragazzi. Questo trucchetto è abbastanza semplice, però non tutti lo sanno. Allora, come riprendere gli oggetti che abbiamo appena appoggiato? Voi direte, cazzo, ma è semplice riprendere gli oggetti? Non è proprio così semplice. Come vedete, io sto tentando di riprendere il primo container che poggiai a terra, ma non ci riesce. Allora, per riprendere il primo container dobbiamo togliere la modalità accatastamento, perché la modalità accatastamento, come avete visto, ci fa accatastare l'oggetto e quindi non ci andrebbe a far prendere il primo container che noi abbiamo posizionato a terra. Quindi se non ci piace, lo vogliamo cambiare, non potremo farlo. Invece, togliendo la modalità accatastamento, noi saremmo liberissimi di poter prendere il nostro primo container che abbiamo appoggiato a terra senza nessun genere di problema e portarlo dove cazzo ci pare. Una cosa abbastanza semplice, però non tutti lo sanno. Quindi io ripeto, questi non sono veri e propri glitch, sono piccolezze che io ho notato durante l'arco di tempo che facevo delle creazioni nel creatore. Quindi sono stronzatelle. Per alzare e abbassare gli oggetti abbiamo L1 e R1, per parecchie persone che non lo sanno, per far lievitare in aria gli oggetti. In pratica abbiamo L1 ed R2. Ragazzi, per questo piccolo tutorial è tutto. Se avete domande, se qualcuno ha qualcosa da domandarmi, lo faccia sotto questo video e vi risponderò. Per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video.